Qui visse una coppia molto particolare, protagonista di uno degli omicidi più famosi della Napoli antica. Palazzo San Severo, qui visse Raimondo di Sangro nel Settecento, uno dei più grandi geni, nonché maestro della massoneria, il fautore della mitica Cappella San Severo. Ma alcuni anni prima, diciamo almeno 200 anni prima, nel Cinquecento, qui visse una coppia molto particolare, protagonista di uno degli omicidi più famosi della Napoli antica. Lei era Maria d'Avalos, la nobilissima e bellissima Maria d'Avalos, ma soprattutto c'era lui, Carlo Gesualdo, principe di Venosa, suo cugino. Lei lo aveva sposato in terze nozze, lui che era uno dei più grandi musicisti madrigalisti del suo tempo. Col passare del tempo i due si distaccarono sempre di più. Gesualdo pensava ossessivamente alla sua musica e trascurò un po' la consorte, che a una festa di ballo conobbe uno degli uomini più affascinanti della Napoli del tempo, Fabrizio Carafa, detto l'Arcangelo. La passione tra i due fu travolgente e per diversi mesi gli amanti si frequentarono. Il problema è che Carlo Gesualdo lo venne a sapere e così cercò di escogitare una tremenda vendetta. In una notte di ottobre del 1590, Carlo Gesualdo finse di andare a caccia nella sua riserva degli Astroni. Gli amanti approfittarono per vedersi e non sapevano che i sicari mandati da Carlo Gesualdo erano già in azione. Nudi nel letto, gli amanti furono trucidati senza pietà, colpiti con le frecce delle balestre e i loro corpi straziati furono esposti lungo gli scaloni di questo palazzo, addirittura sui balconi, tant'è che il popolo sconvolto accorse ed è la famosa notte in cui anche i cani leccarono il sangue. Come andò a finire? Beh, Carlo Gesualdo se la cavò perché grazie alle conoscenze con i cardinali dell'epoca ebbe una sorta di processo farse. In quanto al povero Fabrizio Carafa, sappiamo da documenti scoperti di recente che la madre di Fabrizio fece erigere la Cappella della Pietatella a due passi dal palazzo, quella che sarebbe poi diventata la Cappella San Severo. E Maria d'Avalos si racconta che il suo fantasma tormentato si aggiri ancora da queste parti e che non faccia dormire sonni tranquilli a tutti coloro che si avvicinano a Palazzo San Severo.